Seconda parte di Linea Diretta, le migliori risposte alle tue domande. Ospite quest'oggi in studio il dottor Saverio Luzzi, specialista in neurologia e neurofisiopatologia. Fra l'altro, il dottor Luzzi è autore del libro Le cefalee, che cosa sono e come venirne fuori. Un libro crediamo che possa, come detto, interessare tutti. Lei ha scritto appunto questo volume, fra l'altro molto apprezzato, ha avuto ottimi riscontri un po' dappertutto. È proprio sicuro che si possa venire fuori dal mal di testa? Io l'ho scritto apposta questo, l'ho scritto apposta e il titolo è provocatorio perché, Anche la domanda è sì, provocatoria. perché in realtà quello che si dice normalmente è che il mal di testa chi ce l'ha se lo tiene. Non è vero, non è assolutamente vero. Il mal di testa è un qualche cosa che rovina la vita di molte persone, l'ha rovinata veramente tantissima gente, perché dovete capire che lavorare o vivere o fare qualunque cosa con un mal di testa, un giorno sì, un giorno no, come ne ho visti tantissimi nella mia esperienza professionale, è quasi impossibile, insomma. Riduce le capacità, riduce il piacere di vivere, insomma. Ecco. Allora, bisogna far capire alla gente che questa non è una condizione ineluttabile, che da questo si può uscire fuori. E questa mi sembra la cosa più importante. Se riusciamo a far passare questo messaggio, allora il paziente comincia a capire che magari con delle cure opportune di prevenzione, con una dieta, con dei consigli di comportamento, si possono ridurre queste crisi magari da averne 15 al mese ad averne 3 al mese, ma cambia completamente la vita di una persona. Certo. Perché con 3 crisi al mese si campa, beh, 3 giorni un po' Quanto è peggio. importante l'alimentazione, dottore? L'alimentazione è fondamentale. Ci sono un insieme di sostanze nel cibo che possono, in certi soggetti particolarmente soggetti, possono, particolarmente predisposti, possono scatenare il mal di testa e possono cambiare quegli equilibri nel nostro cervello tale che uno magari comincia a averlo sempre più di frequente. Quindi anche una dieta è opportuna, ma come anche consigli, anche dei semplici consigli sono opportuni. Una dieta, però attenzione, non una dieta dimagrante, una dieta specifica per il soggetto che soffre di mal di testa, che vuol dire eliminare certe sostanze e altre permetterle. Ma anche i consigli stessi sono molto importanti. Per esempio, ci sono dei soggetti che hanno mal di testa sempre il weekend, il sabato e la domenica. Perché? Perché se vai a analizzare, sono soggetti che magari durante la settimana si alzano tutte le mattine verso le 7, le 8, e il sabato e la domenica restano a letto fino alle 11. Ecco, in quelle condizioni è facilissimo venire mal di testa. Il mal di testa è una malattia dell'adattamento, cioè laddove si cambia all'improvviso, rapidamente, il proprio stato, ecco, può scatenarsi il mal di testa. Un esempio, se noi prendiamo un aereo e andiamo a Città del Messico a 3.000 metri, partendo dalle nostre latitudini e dalle nostre altezze, ci rendiamo conto che il 90% di noi avrà mal di testa, perché Ecco. questo cambiamento troppo rapido della pressione può dare questo. E c'è chi anche poi rischia di andare incontro a patologie anche più serie. Il povero Nando Martellini, per esempio, andando a Città del Messico, ebbe una tachicardia e fu costretto di fatto a terminare la sua gloriosa lunga carriera di telecronista rientrando in Italia Certo, e quindi cedendo poi il testimone a Bruno Pizzul, lo ricordiamo, era altro che. l'86. C'è un collegamento, dottore, fra mal di testa e deficit di vitamina D? Questa è una cosa molto nuova, eh? È una cosa molto nuova studiata dagli indiani. È stata pubblicata soltanto qualche settimana fa. Dei ricercatori indiani hanno fatto il dosaggio nel sangue della vitamina D, discriminando tra soggetti che avevano mal di testa e non l'avevano. Ebbene, quelli che avevano mal di testa in genere avevano dosaggi più bassi di vitamina D. Sono dati ancora molto preliminari, è una curiosità, diciamo, però diciamo che se la cosa andrà avanti, in fondo supplementare la vitamina D è abbastanza facile, sia con uno stile di vita diverso, basta stare al sole molto, o anche appunto semplicemente con un discorso legato all'alimentazione o a una qualche terapia. I traumi, dottore, quanto possono incidere sul mal di testa? Non Ecco, questo è un altro argomento, questo è un argomento molto so, per interessante. esempio, uno scontro di gioco durante una partita di calcio, per Ecco, lo esempio. scontro di gioco durante la partita di calcio ha preso proprio il fenomeno più problematico, nel senso che oggi negli Stati Uniti, per esempio, c'è una grossissima polemica sui traumi cranici degli atleti, perché traumi cranici ripetuti degli atleti possono dar luogo anche a patologie neurologiche in età più tarda, in età adulta, anche dopo 10-20 anni, che sono anche importanti. Quindi questo è uno sicuramente degli argomenti caldi in questo, si chiama chronic traumatic encefalopathy, encefalopatia cronica traumatico post-traumatica. Per quanto riguarda però il mal di testa,
diciamo che tutti i traumi possono causare mal di testa, possono peggiorare il mal di testa, e è un fattore anche difficile a potersi valutare, perché poi dopo si entra anche nella medicina legale. Spesso i traumi possono essere traumi cranici anche lievi, magari in macchina, e allora dopo ci entrano problemi assicurativi, tutti lamentano mal di testa, chi ce l'ha e chi non ce l'ha, insomma è sempre una storia un pochino complicata, però dicendo la verità è vero, c'è un incremento del mal di testa che però normalmente è transitorio, certo. Dopo il trauma, ma dura in genere 2 o 3 settimane, forse anche un mese, qualcosa del genere, però normalmente dopo il mal di testa si allenta. Ecco, dovremmo avere un telespettatore o una telespettatrice al telefono, pronto? Buonasera signora, mi dica. Buonasera, senta, io ho avuto un intervento a una gamba, sono stata gettata prima che 40 giorni, prima di togliermi il gesto mi ha cominciato i giramenti di testa esagerati che non riuscivo più a stare in piedi. Ho fatto la cura con quelle pasticche insomma per le vertigini, ma senza, poi ho curato ora anche la, come si dice, la cervicale. Però riesco a togliere questo problema. Signora, questo problema si accentua quando va a letto e si alza di scatto, quando muove la testa sì, molto? Sì, allora sì, peggio, sì. Se faccio queste cose peggio, ecco. Chino ancora di più. Allora, questo non è un problema per cui la consiglio di farsi vedere da un otorino, perché probabilmente lei ha una cupolocanalolitiasi, cioè i famosi cristallini, gli otoliti dell'orecchio che si sono spostati, hanno spostato la loro posizione e quindi sono in grado di provocare appunto questi episodi vertiginosi. Se così fosse, bastano fare delle manovre, la più nota è la manovra di Sermono, se no la manovra di Epinè, insomma, delle manovre specifiche per cui praticamente questi cristallini vengono rimessi a posto, quindi anche senza medicina o senza farmaci, insomma, lei torna a star bene. Quindi le consiglio di andare da un otorino raccontandogli bene perfettamente la sintomatologia, perché è una sintomatologia che già di per sé appunto è patognomonica, cioè già di per sé è chiara e quindi ci dà un'idea di quale possa essere la terapia. Il fatto di avere mal di testa dietro nella nuca, quella è un'altra cosa. Questa probabilmente è un'altra cosa. È chiaro che stando a letto tutto questo tempo anche la muscolatura cervicale si è un pochino indebolita e quindi al momento che si è indebolita è chiaro che è più facile che possa esserci un dolore quando sta in posizione retta. Grazie signora, grazie a lei per aver telefonato signora. Sono argomenti, dottore, immagino abbastanza comuni, però la signora giustamente ha voluto portare la sua testimonianza, perché testimonianza ha raccontato una cosa, un episodio piuttosto frequente, però interessante. Insomma, molto interessante. Interessante. Diciamo che la patologia e le malattie sono molto diffusi e sono tutte interessanti, argomento di facile discussione. Interessante. Certo. Bellino. Soffro, ci scrive Giovanna da Pratovecchio, di nevralgia del trigemino e ci chiede che cosa è possibile fare. Ecco, la nevralgia del trigemino è un altro tipo di mal di testa secondario. Secondario in questo caso perché fa riferimento a un nervo che si chiama il nervo trigemino, che appunto per qualche motivo, che poi dopo andremo a dettagliare, per qualche motivo va in sofferenza. Quando va in sofferenza dà una nevralgia, dà un dolore fortissimo, terribile, come una puntata, una pugnalata nel suo territorio di distribuzione. Quindi normalmente intorno all'occhio, ma può essere benissimo che riguardi anche la mascella o la mandibola. Quindi si tratta comunque di un quadro molto chiaro, insomma, con un dolore terribile che dura 15-20 secondi, poi in genere va via, sta bene uno per un minuto o due, poi torna e poi va e viene. Questo dolore terribile che può durare anche mesi. È un quadro direi piuttosto importante, per cui bisogna da una parte cercare di frenarlo, e qui abbiamo delle terapie oggi. Terapie che vanno dalla carbamazepina al tegretol, insomma, fino anche ad altre terapie come per esempio il gabapentin, il pregabalin, cioè vari tipi di farmaci. Ma oltre a questo è importante cercare di capire perché viene questo quadro, cioè perché un soggetto ha questa nevralgia.
Ecco, questo magari può essere l'argomento con cui ci avviamo poi alla conclusione di questa nostra trasmissione. Di fatto ci sono anche molti altri argomenti, avremo la possibilità poi magari di riaffrontarli in un'altra puntata insieme con il dottor Luzzi, che sappiamo essere amico di Teletruria, ospite sovente delle nostre trasmissioni, nelle quali dà questi consigli e questi suggerimenti molto ascoltati. Prego, dottore. Beh, dico, la cosa importante nel caso di nevralgia del trigemino è anche capirne la causa, perché ci sono anche qui quelle idiopatiche e quelle secondarie. Ecco, qui è un caso in cui, per esempio, un soggetto che comincia a sviluppare una nevralgia del trigemino, una risonanza può essere utile. Non in chi ce l'ha da 20 anni, perché lì ormai grosse cause, è difficile ci siano, però in chi comincia a svilupparla soprattutto può essere importante. E che cosa si va a cercare? Si va a cercare da una situazione di infiammatoria, quindi una demielinizzazione, oppure si va a cercare anche una situazione di carattere legato a una compressione locale. Certo. E questa è una, oppure anche però una compressione dovuta a un vaso, e questa è la situazione in cui il nevralgia del trigemino diventa operabile. Cioè c'è un vaso che comprime il nervo, basta che il neurochirurgo alzi un pochino il vaso, metta una piccola spugna di fibrina, il nervo il vaso pulsando non comprime più il nervo ormai è tranquillo e quindi non succede proprio nulla. Quindi questo è un esempio di come si può seguire un quadro complesso. Completo. Dottore, le chiedo una risposta telegrafica. Ci sono novità per la terapia dell'emicrania? Sì, ci sono novità che staranno arrivando, novità che riguardano anticorpi monoclonali, anticorpi anti-CGRMP. Cioè è una cosa che per ora è in Inghilterra, ma presto arriverà anche da noi. Ecco, e con questo messaggio di fiducia che in fondo lanciamo anche ai nostri telespettatori, termina questo appuntamento con Linea Diretta. Ringraziamo il dottor Saverio Luzzi, specialista in neurologia e neurofisiopatologia, per aver accettato di condividere questo spazio, e ringraziamo anche i telespettatori che ci hanno cortesemente seguito. Arrivederci.